e direi che andiamo anche molto bene con l'ordine degli interventi, con l'ordine del tavolo, perché Salvatore Giuliano, che coordina la rete di Book in Progress, ha fatto affrontare a un gruppo di insegnanti un lavoro di produzione di contenuti che direi conserva comunque l'idea della centralità di alcuni strumenti di riferimento, ma li costruisce in maniera un po' diversa. Gli darei la parola, se si può fare lo switch al perché Giuliano ci ha collegato il suo tablet, e quindi se è possibile switchare sul... Eccolo. Perfetto. Abbiamo scoperto il suo codice. E forse allora a questo punto, nel suo caso, è più opportuno parlare da lì, in modo che abbia a disposizione il tablet. Io credo che probabilmente lo si può comunque seguire con la cinepresa. Grazie per avermi dato questa opportunità di venire qui a raccontare e a confrontarmi con voi. Allora, Salvatore Giuliano, ovviamente lo dico sempre, ma sono venuto in pace, quindi nome e cognome è un filino impegnativo, però ecco, vi racconterò la nostra esperienza. Si è parlato, chi mi ha preceduto ha detto molte cose che avrei voluto dire io, ma quindi evito di ripetermi. E in breve sostanza, o in breve sintesi, si è parlato del libro di testo. E condivido appieno quello che è stato detto sul libro di testo, che forse prima era l'unico strumento attraverso il quale si trasmettevano le conoscenze, che poi forse sicuramente diventavano competenze. Oggi non è l'unico strumento che ci consente di apprendere, e sul discorso di apprendere e di insegnare ci sarebbe tantissimo da dire. È evidente che oggi bisognerebbe forse un po' svecchiare le nostre scuole, svecchiare nel senso più buono del termine, cioè renderle più uguali al sociale. Molti studiosi di didattica dicono che occorrerebbe, per esempio, rendere attuale la scuola, e quindi i ragazzi, quando entrano nelle nostre scuole, non siano costretti a fare un salto nel passato, cosa che spesso accade. È evidente che se un nostro antenato ritornasse in vita non riconoscerebbe la propria città, ahimè, se ritornasse in un'aula la troverebbe identica. Perché? Perché i banchi, l'impostazione è quella, e soprattutto il modo di trasmettere le conoscenze è quella che a noi è stata insegnata dai nostri docenti, che a loro volta l'hanno avuta dai loro docenti. Ebbene, e allora ci siamo posti una domanda: possiamo cambiare il modo di fare scuola? Possiamo rendere la scuola più divertente, ma nel senso più buono del termine? Come? Beh, cercando di creare un progetto che migliorasse gli apprendimenti, coinvolgendo direttamente gli alunni ed i docenti. Molto spesso il nostro progetto Book in Progress viene definito un progetto che produce libri di testo. Assolutamente no. Noi produciamo contenuti che in alcuni casi sostituiscono i libri di testo, ma Book in Progress è essenzialmente un metodo che mette al centro il docente e che mette al centro l'allievo, cercando di cambiare un po', ovviamente prendiamolo con molto beneficio di inventario, quel vecchio adagio che diceva: adesso tu impari questo perché poi ti servirà un giorno. Forse sarebbe bello cominciare a dire ai nostri ragazzi, sempre nel limite di quelle che sono le indicazioni e quindi anche le competenze che dovranno acquisire i nostri ragazzi, che cosa ti piacerebbe imparare oggi? E quindi aprire un confronto con i ragazzi, sentirli e farli rendere parte attiva di un processo di apprendimento e non solo ed esclusivamente parte passiva, cosa che spesso accade. E allora siamo partiti scrivendo dei contenuti che potessero migliorare gli apprendimenti dei nostri ragazzi, era questo l'obiettivo. Questo 4 anni fa si è costituita una rete nazionale, oggi sono circa 100 istituzioni scolastiche in rete e altre 100 che hanno chiesto l'adesione, dove i docenti, riuniti in dipartimenti redazionali, si confrontano sul modo di fare scuola, oltre che di produrre contenuti.
Poi è evidente che un qualche contenuto, è chiaro, lo devi pur produrre. E allora siamo partiti nel produrre contenuti da dare ai nostri ragazzi, sia in forma cartacea che in forma digitale. E qui vorrei aprire una brevissima parentesi. Molto spesso si sente parlare di meglio il cartaceo, meglio il digitale, meglio l'ebook, meglio... Secondo me è un discorso che non ha senso. E vi spiego perché. Perché molto spesso, almeno io noto, che per ebook si intende la trasposizione del file PDF che serve al tipografo per stampare. Un ebook non deve essere quello. Sarebbe la cosa più stupida se noi mettessimo su un tablet di qualunque modello e marca un PDF. Non avrebbe assolutamente senso. Forse è meglio leggerlo su carta, anzi è certamente meglio leggerlo su carta. E allora l'ebook che cosa dovrebbe contenere? Beh, dovrebbe contenere una cosa molto semplice, tutte quelle cose che su carta naturalmente fisicamente non vanno. Un video, un'interazione, una simulazione, la possibilità, si parlava nell'intervento di apertura, di un apprendimento sociale, di condividere, di scambiare, di poter contattare l'insegnante o una piattaforma o un proprio allievo anche al di fuori dell'orario di apprendimento, mettere insieme delle risorse che possono essere fruite in qualunque ora, quindi invertire il tempo e lo spazio della scuola. Allora, se questo a noi dovesse riuscire, a noi come sistema di istruzione intendo, io sono un operatore scolastico, e allora se noi dovessimo vincere questa sfida, allora avremmo cambiato la scuola e le dinamiche di apprendimento, ma non avremmo decretato il libro, la fine del libro di testo cartaceo, assolutamente no, è uno degli strumenti. Quindi credo che ogni discussione che si debba affrontare su tale argomento debba partire proprio da questo presupposto, che il libro di testo è uno degli strumenti, non è lo strumento, come per fortuna per alcuni, purtroppo per altri, lo è stato fino a 10, 15, 20 anni fa. E allora, per esempio, si potrebbe considerare un contenuto di apprendimento fatto in questa maniera, quindi non solo la parte testuale, ma immagini interattive con approfondimenti, la possibilità di inserire video creati anche dai docenti, oppure fare link esterni. È evidente che c'è anche un problema di gestire le risorse e quindi in termini di diritti di autore, ma la possibilità anche di fare una lezione, proverò a fare matematica e quindi 1 più 1 uguale 2, fare la lezione, salvarla, titolarla, condividerla con il mondo in tempo reale, privatamente, pubblica, ai miei studenti o alla mia scuola, e quindi renderla disponibile sulla nuvola. Tutti oggi dicono cloud, e oggi è una giornata very cloud, e allora, e quindi avere la lezione, eccola qui, disponibile, e quindi ho chiuso. E allora tutto questo, il nostro progetto, che è in realtà una sperimentazione, una metodologia didattica, e chiedo ai docenti universitari che sono anche qui oggi rappresentati di darci una mano a capire, a valutarlo, a monitorarlo, non è solo ed esclusivamente la produzione di contenuti. Noi siamo partiti da una frase che consideriamo nostra, non è nostra, ma ve la voglio citare, non è mia, e chiudo davvero. Se non imparo come tu insegni, per favore, puoi insegnare in un modo tale che io possa imparare? Grazie a tutti voi. Grazie, ripassiamo un secondo. Un po' tu, Bene, intanto che si può ripassare sul computer, dovremmo avere fatto rapidamente lo switch sull'altra fonte video. Mi pare che dall'intervento di Salvatore Giuliano venga fuori un'esperienza, che è un'esperienza interessante di costruzione di contenuti, ma anche un'esigenza, cioè l'esigenza di un aiuto dal punto di vista della validazione. Su questo era, mi pare si era concluso il suo intervento.